Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Carlitos, qui con me c'è Andrace. Ciao ragazzi, oggi siamo su Super Nabi Fenomeni. Eh sì, e chi è il fenomeno anche questa volta? Oggi tutto lui. Chi è? Chi è? Il Carlone di Ane a bordo del Lorraine 40T, livello 9, medio francese. Guarda che bravo che sono questa volta. Siamo sulla mappa Windstorm, plotonati con Orla the Best e Masena Formaggio, o Formaggio, Formaggio, come cazzo ti chiami, va bene tutto. Del clan X, un salutone a voi ragazzi. Bene. Voi mi è veloce stavolta, chi è? È veloce sì, cazzo. Tira da paura. Ciao, per questo mi piace. Ciao, ciao. Ciao, indietro. Lascio indietro. No, non è mica il Gran Premio del Pizzeria 1C. Ci sono quasi però. Potrei fare il Gran Premio del Lorraine 40T però. Boh, tutti dicono che è una merda sto carro, però a me piace un casino. È veloce, spara molto bene. Abbastanza veloce anche di ricarica come caricatore completo. Alla fine dovrebbe essere un 50% più veloce. E che incontra livelli 9 e 10, perché è un livello 9. Ora qui si camperà un pochino. Aspettiamo che spunti qualcuno. In realtà aspettavo i miei alleati Orla e Masena, che sono dietro di me. Uno con le 50, l'altro con il 30. Bene, soli, soletti. Meglio soli che male accompagnati, però. Qui si spunta per dare a vedere se c'era qualcuno. Olè. Quello voleva due botte. Però te le do dopo, Zic. Te le do dopo. Il simbolo dello spuotato che è una meraviglia. Ragazzi, questa è stata una genialata. Questa è stata una genialata, ragazzi. Solo nell'UDN mod perché lo trovate. Già. Con questi vantaggi. Sì. Ste chicche, ste chicche. Allora, la partita va avanti. Cerchiamo di vedere di fare un po' di danni, perché ora qui non c'è nessuno, stranamente non c'è un cane qui. Poi appena vai un po' più avanti. Sì, tutti quanti lì. Morto. Morto male. Ora attacchiamo per bene. Eccolo. Mira automatica. Perché questo carro con la mira automatica fa un botto di danni. Minchia è botto. Hai visto la telecamera come ho fatto? Bomba! Me lo porto a casa! Ciao! Un caricatore così, vedi? Due colpetti e via. Spara anche un colpo a qualcun altro. Sì. Olè. Qui. Cazzo l'artiglieria. Qui mi ha fatto un casino di danni. Sì. Vediamo se riesco a riparare almeno il quello cos'è? Il cannoniere. Bello sì. Allora vedi, sto un po' qui dietro. Jabutaker P è che mi ha beccato male, se no mi avrebbe one shottato. Sì. Io con quella russa lo one shot questo. Sì, ci sta tutto. Questo lo attacca 8.8, lo sta. Ora qui, sapendo che c'è l'artiglia che mi mira, vado dall'altra parte così. Spero che non mi becca. Anche se presumo che fosse in E1. Mi sa di sì. Ora non ho visto bene dove era il colpo prima. Eccolo. Eccolo. Qui becco qualcuno. Sì, il centurio che manco mi cacca minimamente. No. Cioè. Bomba! Con questo carro uso spesso la mira automatica perché è così veloce che non puoi stare fermo 3 ore a mirare i nemici. Quindi metti la mira automatica, tic tic, tasto destro. Cosa mai messo e muore. Lo stabilizzatore. Sì. Ventole, stabilizzatore le e. Come ferma. Si chiama quell'altro? No? Pilota virtuoso. No, sì, le skill ce l'ho qualcuna. Devo averne 2 o 3. Oh, cos'è quello? Il T-25 messo anche. Il T-25-2 vuole morire. Beh. È lì che vuole morire. Eccolo lì. Il mirino del gioco punta un po' a cazzo di cane, sì, però miravo bene. Perché c'è la mira automatica. Che culo! E mi manca un colpo per tirare una bestiolina anche all'RHM. Sì. Ci sta tutto. Ma cosa ci sta tutto. E lui non c'ha brandeggio verso giù. Bomba! Devi aspettare un pochino se ti rubavi la kill. No, perché io volevo i danni, non le kill ciccio. Ma lo so, ma mi sembra te l'hai lasciato con 5. Lo so, hai ragione. Hai ragione. Ora qui vado a dare una mano al T29 col T28. Ma no, veramente c'è anche il Tiger P da far fuori. Io non mi ricordo. Guarda che bellino. C'è scritto spara qui. Il problema è che mancano sempre un sacco di secondi quando c'hai i carri migliori. Infatti, guardate, quasi carico e vai indietro. Già. Scappa. Guarda quanti danni. Guarda quell'altro mi tira 300. Dai, gli manca poco. Guardalo. Guarda come è messo di lato. Guarda lì. L'ultimo colpo. Giusto per farmi la kill. 3.000 di danni siamo già. E 4 kill. Lui mi ha chiesto. Vabbè, che vuoi, non li lascio. Puff, ciao ciao. Che bastardo che sono. Ora c'è anche. Mi sa che ci passa anche l'artiglieria di mezzo, sai? Eccola. Frena. Mira automatica. Oh,
Ecco perché no! Orla. Orla bastardo me l'ha rubata. Ti manca una gameplay Top Gun. Potrebbe essere questa. Mi sa che me l'hai rubato due di fila, Orla. Ora non vorrei dire, ma perché contro questo 50-120 ce la studiamo un pochino, eh. Qui gli ne tiro, un altro colpettino. Oh, azzo, beccato al muro. Carica. Qui 35 secondi di ricarica, che non sono tantissimi per un caricatore, eh. No, poi a 6 colpi. Eh beh, e poi visto quanto danno fa. Boia. 250 minimo, guarda, di media forse abbiamo... dai, 250 abbiamo di media. Sono rollate abbastanza buone. Qui aspetto che arrivi, non ho tantissima vita, eh. L'attesa che è più lunga. Manca un T-34-3, un 50-100 e il T-54 da uccidere. È dura, ora viene Orla che mi passerà davanti per farmi tipo da scudo. Solo che è stato un mezzo coglionazzo, lo sappiamo in due perché ce lo siamo detti anche in T-Speak. Perché si è messo in mezzo a coglioni per a posto di farmelo sparare, vedi? Guarda, si è messo in mezzo alle palle. Io devo fare, me l'ha detto, guarda, piglielo te che ti devi fare l'asso. E poi me l'ho fotto perché sennò lo uccide. Barbagianni. Ma c'è quello. Ora piano piano si fa tutto. Piano piano. Vedi, ti sei messo nel mezzo. Cazzo! Non posso sparare! Sì. Le incazzature mentre si gioca ci sono sempre. Oh. 54? Perché, ecco, mi ricordo, io a loro li sentivo in TeamSpeak, ma io non potevo parlare. Quindi io li scrivevo e loro cioè. Loro mi leggevano e io li sentivo a voce. Sto bastardo. Guarda, me l'ho rubato! Ma questo però, se mi rubi anche questo, mi incazzo. Qui ci vado proprio sborone perché così se mi ruba. Che poi l'aveva presa anche l'artiglieria! Minchia, che figlio di puttana! Adesso l'ho ucciso e poi. Poi arriva di colpo. Minchia, culo. Hai rischiato di non prenderla. Andiamo ai risultati di fine battaglia. Eccoci qua, risultato di fine battaglia. Come possiamo vedere, una bella vittoria. 2092 di esperienza. Ah, c'è. 76.405 silveroni. Come medaglie? Medagliette un bel po'. Allora, fenomeno. Demolition Expert. Minchia. In demolizioni. Fire for Effect. Duelist. Bruiser. Incalibur. E Top Gun. Queste due me le becco quasi sempre quando faccio un fenomeno. Perché ovviamente devi fare tanti danni e tante kill. Più danni che kill. Perché le kill poi vengono da sé. Sì. Non sono così fondamentali. Andiamo sul team score. Ovviamente messo per esperienze da tutte e due le parti. Sono primo con 1395 di esperienza base. 6 kill e 4364 di danni. Dai, però anche i miei compagnetti di squadra, a parte T30 che ha fatto pochi danni, Masena. Però Orla gliene ha data parecchie, dai, sì, 2500, fatto. Non è male. Dettaglio dettaglioso, prego Buffet. 22 colpi sparati, a segno 20, penetrate 17. Vedi cazzo, questo picchia di brutto. 4364 danni, colpi ricevuti 5, penetrati 2, non penetrati 3. Però è un pochino fragile. Per forza. 120 danni... Cazzo, sono anche bloccato da corazza. Bloccato da corazza, 1648 danni su avvistamento. È vero, perché ne ho fatto anche un po' di quelli. Giusto, giusto. E poi 43.000 silveroni intascati, puliti. Minchia, non male. Perfetto ragazzi, anche questo Super Nabi Fenomeni finisce qui. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo fantastico carro che io ho adorato. Mi piace un casino. Oppure se volete anche consigli per utilizzarlo, ormai... Ormai provo di lui. Il fenomeno l'ho presa, quindi la fenomeno mi dà... Sono un fenomeno! In tutto. Ebbene, a posto. Bene, ci vediamo al prossimo Alla prossima. Video. Ciao ragazzi.